Attraverso Roberta S. La voce interiore attraverso Roberta S. Santa Maria delle Mole, 10 gennaio 2006, a cura di VB, guide. Ognuno di voi è qui oggi nel segno della pace. Il vostro cerchio di luce diventa sempre più caldo, più luminoso. Ma questo non dovrebbe fare di voi delle persone mentalmente diverse. Siete unici e irripetibili, ma le vostre menti sono adeguate alla vostra unicità, alla vostra singolarità. Per questo ognuno di voi è degno del pensiero che ha. Ognuno di voi è degno del luogo dove si trova, dello sguardo che possiede e delle mani che ha. Vi diciamo questo perché vi conosciamo e sappiamo che i vostri pensieri sono vostri, anche quando non vi appartengono. Sappiamo che vi fate attraversare da energie che assorbono le vostre qualità migliori, scambiandosi e lasciandovi quel senso di inadeguatezza che appartiene ad un mondo parallelo al vostro, ma che non sempre i vostri occhi sanno distinguere chiaramente. Le vostre voci giungono in superficie con dei suoni poco chiari a volte, e le vostre parole non sono sempre quelle che la vostra mente suggerisce. Siete disarmonici in questo senso. C'è disarmonia tra la vostra mente e la vostra parola. E c'è disarmonia tra la vostra volontà di ricerca e la vostra applicazione nella positività della vita che vivete. È semplice per voi vivere una vita di gioia e serena, ma a voi piace dire che la difficoltà è alla base delle vostre vite. Noi vi diciamo che il segreto per essere felici sta nel dare, nel concedere, ma voi preferite trattenere e trattenervi e fate così con le vostre energie migliori. Fate così non solo con le vostre azioni, ma anche con i vostri pensieri e con i vostri sguardi. Siete abituati a trattenere perché la vostra materia vi ha insegnato che più accumulate e più avete. Ma nel mondo dello spirito avviene l'esatto opposto. Per avere energie benefiche dovete darne. Per imparare a dare dovete sicuramente avere qualcosa da dare. Ma noi sappiamo che tutti qui avete da dare. E allora vi diamo queste parole, perché sappiamo che possono essere in grado di spronarvi ad essere chi realmente siete. Degli individui con delle capacità di donare serenità e armonia. I piccoli gesti che potreste fare restano spesso nelle vostre mani e gli sguardi d'amore che potreste donare restano nelle vostre palpebre chiuse. E così la vostra voce si fa dura invece di essere soffice e i vostri pensieri seguono l'onda di tutto questo. È così che avviene lo scambio tra materia e spirito. Uno scambio a momenti inesistente per tutti voi e a momenti presente nelle vostre vite. Sta a voi scegliere dove stare e con chi stare. Siete voi a definire la vostra libertà nel donare. E siete voi a stabilire pure quando prendere dagli altri. Su questo punto vi vediamo più propensi e vediamo che ritenete più opportuno per voi mettervi nella condizione di ricevere che non in quella di donare. Continua.